Benvenute, allora come avevo promesso. Ti saluto Michela e Beatrice. Ciao Michela, ciao Beatrice, benvenute. Allora, ho pensato alla realizzazione di una sfera, ho tardato un pochino, sono sincera perché le volevo curare un po' nel dettaglio e non mi scompifferava qualcosa. Allora, ho pensato che già qualche sfera col paesaggio di Natale l'avevamo fatta. Quindi per non riandare sul discorso di sfere con fiori e quant'altro, che già più o meno le abbiamo viste un po', mi sono ideata una sfera con il follettino. Col follettino, che ve ne pare? Realizzata con i materiali di Marta, di Creativa. Abbiamo la versione color cognac, la versione col cappellino salvia e oro. Poi, come potete ben vedere, le licre, questa qua in particolare, la polvere di stelle, ci sono veramente in tantissimi colori. Saluta sia... Alessandra. Ciao Alessandra, benvenuta. Michela dice molto carino. Oh, grazie, sono contenta che ti piaccia. Un'idea un po' del Natale sullo spiritoso, dai, anche come pensiero per un bambino, o anche poi come personalizzazione il mio primo Natale. Può essere un'idea, dai, simpatica. Come vi dicevo, sono arrivati polvere di stelle ieri di Creativa di Marta, quindi disponibili in bianco, rosso ora, cognac, rosa antico, Tiffany anche che rimane che lui, e non l'ho preparato ma c'è anche Tiffany, è l'effetto della licra in lamè, sembra elasticizzata, nel rosa antico, argento e rosso. Poi, per dare una varietà, ho pensato in maniera molto simpatica di mettere i due follettini innamorati insieme, in coppia sulla sfera grossa luminosa. Quindi si presenta così, senza illuminazione, e con l'interruttore sul retro, che possiamo poi andare a nascondere con un taschino, diventa così. Che ve ne pare? Anche luminosa non è male. È un'idea simpatica. Ovviamente dà un bel riempimento anche all'albero di Natale, e l'ho voluta anche impreziosire con questo fiocco animato, che è un nastro sempre di Creativa by Marta. Ce l'abbiamo sia in argento, sia in oro che in colore, diciamo, bronzo, che si abbina molto col brandy, ed è modellabile. Lo vedremo poi con la realizzazione del folletto. Lasciamo le lucine accese così i nostri folletti illumineranno il nostro lavoro e ci mettiamo subito all'opera. Ovviamente kit disponibili, e all'interno del kit troverete il cartamodello con tutto il kit con tutto l'occorrente e il cartamodello con le misure del cappello, del visino e delle manine. Io, per avvantaggiarmi, perdonate il disordine, ma quando uno poi lavora, non dovevate vedere prima quanto mi ero allargata, avevo preso tutto il tavolo. È arrivata Gabri. Ciao Gabri, benvenuta. E anche Paola. Benvenuta Paola. Allora, come vi dicevo, perché è arrivata adesso, realizzeremo le sfere che vedete qua sulla mia sinistra, ed è una chiave un po' simpatica della rappresentazione natalizia del Natale. Quindi io mi prendo il mio ago e filo per iniziare a fare il mio punto filza. La spina c'è sempre, ci accompagna. Quindi prendo la pallina di polistirolo, quindi si parla di un 4 cm. Quindi potete utilizzare questa o quella anche di legno eventualmente. È arrivata Daniela che ti saluta. Ciao Gasparotto. Daniela, benvenuta tra di noi. Dai, ho fatto un po' tardi, però forse sono riuscita a prendervi anche in un momento forse di rientro dal lavoro, perché magari molti di venerdì comunque lavorano fino a tardi. Quindi proprio un semplice punto filza molto irregolare adesso, giusto per... E realizzeremo quella piccolina, Allora, piccolo particolare, ma io li ho terminati, ma saranno disponibili per i kit, quindi si tratta solo di rifornirli dal fornitore. Sono andata a inserire, vediamo che poi anche prima ce l'avevo, poteva andarmi bene.
Daniele intanto chiede come funziona la spedizione. Allora, la spedizione spedisco in tutta Italia, sono 7,90 euro di spedizione, su una spesa pari o superiore a 79 euro è gratuita, ok? Quindi anche per chi deve fare un po' di scorte di materiali è comunque conveniente. Allora, questo ad esempio è uno spillettino piccolino che ha un tondino. Gli aghi che dico io hanno un tondino un po' più grande, ma è giusto per farvi vedere la procedura. Quindi inserendo nella parte centrale questo spillettino qua col pallino avremo poi l'impressione di un nasino in tridimensionale. Quindi andiamo a dargli una forma in più. Adesso questo è un aghettino piccolino perché gli altri sono al momento terminati. Poi ovviamente i colori pensati sono questi qui, però nulla toglie che possiamo, i kit possano essere sicuramente formati anche dai rossi e dall'argento. Adesso ho voluto giocare anche col verde sabbia perché andrà tantissimo anche quest'anno come colore, per chi ama appunto i colori delicati. Allora abbiamo fatto la nostra testolina. Poi, visto che siamo già con aghi filo, direi di proseguire e fare anche la filza delle due sagomine circolari delle manine, che andremo poi a incicciottire, imbastire. Quindi, di nuovo la procedura del punto filza, molto semplice e veloce. C'è qualche domanda? Intanto possiamo rispondere a qualcuno? No, è entrata Rosy e ti saluto. Ciao Rosy, benvenuta. Oggi realizziamo una sfera di Natale, io l'ho pensata magica perché è un po', sembra un po' nel mondo dei folletti, dei gnomi, è sempre... C'è in progetto anche la realizzazione dello gnomone, che ovviamente richiede uno studio in più, però lo troverete già dalla prossima settimana. Si sente un po' piano, quindi parla sì, più okay. Forte. Bene, abbiamo sempre questo problema. Però ieri mi sa che si sentiva forte. Comunque lo ridico, se non si è sentito bene. La prossima settimana realizzeremo anche gli gnomoni, quelli più grossi. Con quale materiale realizzi il progetto? Allora, questa è una licra semplice, molto elasticizzata. E come dicevo all'introduzione, ho utilizzato la lica polvere di stelle di Creativa. Ci sono varie nuance, c'è bianco, rosa antico, rosso, un bel rosso qua intenso, l'oro, il color brandy e ho anche il Tiffany che è sul retro. Sono materiali appunto elasticizzati, quindi si rivestono anche molto facilmente le sfere, ecco. Però nulla toglie che si possono utilizzare anche dei tubolari, eh? Era giusto perché oggi, diciamo, impronto sempre dei progetti relativi alle aziende. Quindi oggi volevo curare l'azienda di Creativa e ho utilizzato questi prodotti novità. Allora, andiamo a stringere, imbottire il nostro piedino, la nostra manina, scusate. E andiamo a fare un paio di nodini, andiamo a chiudere il lavoro. Ok, mettiamo un po' di imbottitura anche qua, facciamo una pallina. Sono a posto. Sì. Ti saluta Elisa di Jacopo. Ciao Elisa. Ed è arrivata anche Silvia. Ciao Silvia. Quale Silvietta salutiamo? Silvia Ardone. Ardone. Conosco un sacco di Silvia, quindi chiedo sempre quale Silvia. Benvenuta Silvia.
Allora adesso finiamo la nostra manina, diamo la sagoma, l'incanalatura delle ditine, quindi basterà inserire dal retro verso più o meno poco giù del centro l'aghetto, in questa maniera, e andiamo a fare due tre giri sopra, sotto, sopra, sotto, stringendo bene il tutto. Basteranno anche un paio di giri, giusto per dare con l'impronta della nostra manina. Piccina, piccina. Ok, allora una l'abbiamo fatta. Poi proseguiamo con l'altra. Quindi entro da sotto. Rimango poco più bassa del centro, salgo su, stringo, scendo, risalgo su e vado a stringere e a chiudere il lavoro. Ti saluta Orietta Castagna. È Ciao Orietta, benvenuta. arrivata anche Alma Bertolini. Ciao, benvenuta. Dai, oggi siamo tantissimi. Venerdì è una buona giornata, dai. Adesso, appunto, come dicevo, sono partiti i venerdì creativi, quindi ci sarà sempre l'appuntamento fisso con le creazioni del Natale ormai. Quindi ogni weekend troverete una novità creativa. Allora, mi prendo il mio pennellino, il mio fard, e vado a dare anche un colore roseo ai miei piedini. Quindi vado a sfumare in questa maniera. E li posso anche già ad andare a unire. Me li giro così, vado a dare un goccino di colla qua nel centro e li vado già a unire. Così i miei piedini saranno pronti. Beatrice chiede quanto viene il kit. Allora, per il kit sono la pallina, la sfera piccolina, e il kit viene 12, mentre per ovviamente la sfera luminosa includerò anche l'illuminazione. E il doppio pupino 16 euro. Ok, loro sono a posto. La faccina la sfumiamo dopo, una volta che andiamo a inserire capelli e cappello, vediamo bene dove andare a sfumare. Allora, io procedo con i capelli. Mi tengo un pezzettino di lana sfuso, poi su tre dita faccio 15 giri. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Facciamo 16 così non sprechiamo niente. Vado a legarla poco sotto dal centro, nel senso lascio una parte un po' più grande dell'altra, non proprio a metà, e vado a bloccarlo con due nodini. L'eccesso di filo lo possiamo tagliare e tagliamo l'estremità solo di una parte, l'altra andrà a nascondersi sotto il cappello, quindi poco ci importa. Vado a pareggiare la mia frangetta, mi prendo la mia sfera, me la guardo bene sul dritto e vado a mettere la frangetta non troppo alta, ma che scenda leggermente, così rimarrà vicino ai nostri occhietti. Io adesso qui, per non utilizzare l'acqua da caldo, mi basta veramente, ve lo dico, se ce l'avete a disposizione, proprio uno spigliettino ci metto nel centro. Prima me lo sono tenuto fermo perché volevo fare una prova e ho detto senza andare con la colla a caldo, sta già ferma con lo spigliettino, così qui la colla a caldo non la usiamo. Questa sarà la sagoma del nostro fustellato di cui voi avrete il cartamodello, ok, nelle proporzioni, nelle misure giuste. Poi ovviamente potrete realizzare gnomi più grossi, folletti più grossi con raddoppiando o proporzionando le dimensioni. Saluta Rosaria Romeo Ciao Rosaria, benvenuta. e Michela chiede quanto è grande la circonferenza dei piedini? Allora, la circonferenza dei piedini, te lo dico subito, non ho un metro sotto mano. Arrivo, ce l'ho qui. Guarda, sono 2 centimetri.
2 centimetri ciascuno circa, dopo dipende anche molto quanto la imbottisci ovviamente, adesso non ho fatto un'imbottitura grossa, però sono 2 centimetri da realizzare, ovviamente la circonferenza sarà più grande, poi la misureremo insieme. Allora, io quelli lì li ho passati sotto macchina, quindi chi ha la macchina da cucire ovviamente lo sa e viene un lavoro più pulito, più preciso. Chi utilizza la colla a caldo andrà a dare un filo di colla continuo in maniera che non si formeranno dei buchi lungo il lato esterno lungo. Quindi io mi prendo la mia colla a caldo e inizio a fare la mia striscetta. Dico continuo perché se ci fermiamo può capitare che si forma qualche buchettino e poi dobbiamo andare a riprenderlo. Voilà, facciamo un po' di pressione prima di andarcela a girare. Benissimo. Io adesso mi aiuto con l'indice. Vado prima a girarlo in questo modo. E vado a spingermi il lavoro. La punta quella che è più fina, che rimane. Allora, per le ragazze amate del sushi, e questa è un'idea carinissima di Federica di Country Creation, magari le appassionate di Federica già la conosceranno, sono state in fiera e c'era questa bacchetta che lei utilizza per girare, no, anche le parti, quelle più piccole, perché come potete vedere è proprio 1,5 mm, è piccolissimo. E allora ho detto, ma cavolo, Fede, usi le bacchette del sushi? Ho fatto, certo! Dai, fa ridere un po', però è carina come idea. Oi, È arrivata Lucia Giada. ciao Luci! Benvenuta! Finito il cambio dell'armadio? Allora, vado a prendermi il mio alluminio animato perché poi andiamo a dare la forma al nostro cappello, giustamente. Quindi, un goccino di colla in punta, vado a inserirlo internamente, schiaccio, così sta fermo. E senza dare tutta la lunghezza, lo vado a dare alla fine, al finale, dove si appoggerà la mia stanghettina, in questo modo. E fin qua ci siamo, quindi li colla a parte. Vado a mettere un po' di imbottitura, non tanta, nel mio cappellino, in questo modo, e abbiamo formato il nostro cappello. Del folletto. Io ci vado a mettere anche un sonaglietto che mi piace, che fa un po' di rumore. Allora, è arrivata Teresa Pacifico che ti saluta e, Ciao chiede, e Teresa! dice: vediamo che meraviglia crei oggi. E Allora, la regia te la fa facciamo vedere subito. rivedere. Guarda un po' se ti piacciono. Sono delle sfere di Natale in chiave un po' fantasy, dai, col folletto e con i due follettini innamorati nella sfera luminosa. L'altra volta abbiamo fatto il paesaggio natalizio, quindi dai, volevo fare un qualcosa di diverso dal solito. Allora, adesso andiamo a inserire il nostro cappellino in questo modo nel nostro visino, così poi il retro della testolina non si vedrà, rimarrà tutto molto pulito. Solo un goccio di colla nella parte superiore dei capelli, in questo modo, e me lo vado a sistemare. Poi cosa facciamo? Mi vado a risistemare anche il cappellino un'altra volta, vedo bene come mi piace. Poi vado a dare un goccio di colla proprio a destra e a sinistra, proprio un puntino per non far muovere più il cappello. Non ne serve tantissimo. Uno e due. Ok, visto che ci siamo, direi che possiamo anche andare a inserire i piedini nel nostro folletto in questo modo. Quindi vi consiglio, senza mettere la colla sul viso, mettete solo due puntini all'estremità in alto, così la colla a caldo non sborderà. Quindi un goccio a destra, un goccio a sinistra e vado ad appoggiare il mio bel visino in questo modo. Qua ci siamo.
vado a prendere le mie mezze sfere. In questo caso utilizzo le mezze sfere, però ho ordinato anche gli aghetti a sfera da 3 mm neri, così si inseriscono senza l'utilizzo della colla a caldo, sono molto molto pratici. Però per chi a casa ha le mezze sfere vanno benissimo. Saranno sì o no un 3 mm, se volesse sapere la misura esatta. Ecco, adesso è arrivato il momento di dare un po' di colorito al nostro visino, perché i piedini sono fissati, la frangetta ce l'abbiamo, quindi andiamo a vedere bene dove la sfumatura ci servirà di più. Trucchiamo anche, siamo anche delle make-up artist. Ecco qui. Benissimo, diamo anche il nostro punto luce. Gli occhiettini, così intanto si asciuga mentre facciamo tutto il resto. Che regia oggi che abbiamo, eh? È attiva, in movimento. Ah. Non è che mi fa venire mal di mare, ragazzi, ditelo, eh. Vado via. Vabbè, dai, ieri me la sono cavata benissimo anche da sola, eh. Ho fatto, ieri in giornata ho fatto due dirette, double da sola, in solitario. Così, ho detto oggi voglio fare due dirette, mi sono intestardita e l'ho fatta. Sono anche registrate, quindi per chi non le ha viste può anche andare a sbirciare. Non è del tutto completo, secondo voi cosa manca? Cosa manca? Abbelliamo il capellino, dai, mettiamo una bella stella di Natale in argento. Allora, vado a prendermi, mi faccio un fiocco doppio molto così casuale, come viene viene. Voilà. Comunque fino a qui è chiaro il procedimento? Che ne dite? Se c'è qualche domanda fatevi avanti, tranquillamente. Vado a metterlo su un lato che mi piace di più, in questo caso io scelgo lui. Poi vado a comporre una stella di Natale. La stella di Natale vi arriverà così, fustellata già, eh? Questa è la fustella della Sizzix, quindi non preoccupatevi che i fustellati sono sempre presenti. Ok, vado a dare adesso, vediamo un po' se ho il pistillo già tagliato, non lo vedo, il pistillo sul rosa antico, che mi piace, che va a riprendere il rosa antico del cappello. Lo mettiamo al centro della nostra cappellina. Ecco, diciamo che anche il fuorettino già così semplice non è male, magari con un bel fiocco laterale, quindi può anche essere solo lui già un decoro carino per l'albero. Quindi eventualmente possiamo fare anche il kit del fogliettino piccolo a 5,90 euro, ho fatto anche il prezzo, quindi se vi può interessare anche solo il gnomettino senza palla, 5,90 euro, lui con l'applicazione di un bel fiocco laterale. Poi magari li pubblico anche nell'album dei kit, così poi li ritrovate tutti quanti, eh? Lo farò domani in giornata, l'aggiornamento, così. Bene, il foglietto è pronto. Quello che manca è la nostra sfera. Allora, io adesso vado a prendere una sfera in plexiglass perché ho terminato quella di polistirolo. Ho terminato quella di polistirolo e quindi utilizzo questa. Però voi se avete il polistirolo che è più economico e comunque non andiamo a farla luminosa, quindi poco ci importa che
che è di alta trasparenza, utilizzato il polistirolo. E lei è un 8, se non sbaglio, è un 8 di diametro. Quindi me la vado a chiudere in questo modo. Voilà. Prendo la mia, il mio tessuto in licra, vedete che è elasticizzatissimo, cioè si lavora benissimo. Polvere di stelle. Vediamo un po' se ho fatto il taglio giusto. C'è qualche domanda? Vedo la luce che sospira. No, Rosy Rossi scrive: ma che bello, rovia, poi riguardo tutto con calma. Certo, certo, questa comunque, ragazzi, voi ormai lo sapete, io salvo sempre tutto, perché poi ovviamente per chi acquista i kit ha sempre poi tutto il procedimento passo passo. Allora, visto che la licra, come vi dicevo, è elasticizzata, ve la andate pian pianino a tirare fino all'estremità, in questo modo. Quando l'avete bella bella tirata, prendete un filo resistente, io ad esempio prima ho utilizzato un filo di lana, addirittura doppio, mi prendo questo qua da 3 mm, poco importa, e vi inizio a dare così, 2-3 giri belli stretti, e andiamo a fare una serie di nodini, almeno 2-3, stretti stretti, 1, 2 e 3, e voilà. Vado a tagliare l'eccesso del filo, l'eccesso del nastro. Quindi già vi dico, eventualmente per chi acquistasse il materiale non a kit, ma diciamo in quantità, con un pannetto 50x50 è l'altro, questo dovrebbe sempre essere un 50x40 tipo, e ne dovrebbero venire 4 di sfere da 8 cm. Perché prima le ho ritagliate, ho fatto i conti, quindi già anche con un panno ne potete ricavare 4, eh? Bene, sono ripulita tutta quanta, mi preparo, dato che ci sono anche un piccolo cappiettino da mettere dietro, ovviamente andrà appeso, quindi ci voglio andare a mettere il mio gancettino. Potete utilizzare, io so, il mio kit è questo qua semplice, però potete veramente poi metterci qualsiasi tipo di gancio. Faccio un po' di pulizia, così lavoriamo in precisione. Voilà. Prima di mettere la nostra follettina, e la chiamiamo la follettina Gaglietta, visto che l'altra volta l'abbiamo chiamato l'angioletto Nicola, lei è la folletta Gaglietta. E chi mi conosce sa chi è Gaglietta. Vediamo se c'è qualcuno che indovina. Allora, prendiamo del verde. Allora, abbiamo che l'avete innevato, però per questi progetti così piccoli andare a mettere una botanica molto importante va ad appesantire il progetto. Quindi io direi di utilizzare un bosso neve, il bosso neve lui, esatto, e lo andiamo a mettere in questo modo laterale a cascata sul lato destro e sul lato sinistro, che diciamo è una composizione giusta per quello che è la dimensione del progetto finale. Quindi lo faccio verso al vostro lato, 1. Come vedete il ramo di bossoneve è lo stesso, se lo acquistate non a kit ma in quantità diciamo da rivendita, ne potete fare veramente tanti, è un ramo bello folto. E uno di qua alla mia destra, che non so mai dire, a sinistra o a destra, lo dico alla mia destra, così non mi sbaglio. Allora, vedete che ci sono i rametti un po' volanti? Noi non facciamo altro che andare a fissare con un puntino di colla, così rimangono giù buoni buoni e non fa di capricci. Abbiamo Rosa Sabatasso. Ciao Rosa. Che ti scrive, ciao, è la prima volta che ti seguo, ma è troppo carino questo progetto. Grazie. Guarda, sono molto contenta perché l'ho messo su proprio oggi pomeriggio in giornata. Possiamo rivedere. Ho sempre in mente un sacco di cose, però poi dopo alla fine, sinceramente questa era proprio la cosa che non avevo pensato, quindi
No, è strano a volte la... Allora, inserito il nostro verde, la nostra botanica, io vado a crearmi un fiocco. Userò la rete, quella che vi ho fatto vedere prima, che è fantastica. Io l'avevo vista a catalogo, non l'avevo vista dal vivo. Come voi potete ben vedere, è stretta. Ma cosa succede? Ve lo faccio vedere così perché poi dopo non so se mi ritorna a posto. Succede che si allarga, quindi ci permette di fare dei fiocconi, di ingrandirli. Tant'è vero che qui ho allargato il petalo, l'ho schiacciato così dà l'idea tipo delle alettine. Quindi prendo il mio fiocco a misura. La ripresa. Cameraman. Allora, sempre Rosa, chiede la pallina come l'hai rivestita, ma... Allora, abbiamo detto prima, però non ti preoccupare, lo ripeto perché molte persone appunto sono entrate anche da poco. Allora, la pallina l'ho rivestita con l'alica polvere di stelle di Marta, di Creativa. La puoi rivestire con anche qualsiasi tipo di tessuto elastico, elasticizzato, oppure anche con dei tubolari. Adesso io ho voluto giocare con il prodotto nuovo della polvere di vita di Marta, ma nulla toglie che lo si possa fare anche con i tubolari. Adesso qui sono divisi per colore, ho fatto una sorta di allestimento diviso per colore. Ci sono anche i tubolari di Renkalink e di Staphyl. Basta inserire la pallina dentro, come ho fatto qui. Adesso così faccio vedere proprio una pallina semplice per rendere l'idea poi alla vendita, per far vedere il tubolare. E internamente alla pallina di polistirolo, questo è un tubolare lungo che tu vai a tagliare, punto filza e ti vai a ricoprire la tua pallina. Però in questo caso non abbiamo utilizzato il tubolare, ma un tessuto quadrato di licra elasticizzata chiuso in cima. Poi magari la prossima diretta possiamo farci i gnomoni che sono in progetto e magari possiamo utilizzare il tubolare per fare il corpicino. Allora me lo giro verso di me così vedo bene di centrare il mio fiocco che ho realizzato. Quindi fatto un fiocchetto, lo vado ad appoggiare sopra. Non me lo muovo, me lo lascio così com'è, lo vado ad aggiustare alla fine. Quindi metto il mio gancettino dietro il cappello del folletto, così in questo modo. Poi me lo vado a vedere dove mi piace di più e dove mi piace lo vado ad attaccare. Quindi punta di colla sotto i piedini, in questo modo, perfetto. Allora, il lavoro che vi dicevo prima che faccio, qual è? Vado ad allargare questa parte di fiocco, non tanto, è poco, aspetta, e vado a schiacciare a metà, forse si vede meglio da così, vado a schiacciare a metà verso il centro. Così sembreranno una sorta di alette, quindi vado a portare la metà del fiocco dentro internamente. Adesso mi rigiro così do una sistemata perché l'ho fatta verso di là e non è che ci ho beccato chissà quanto, ecco così. È fantastica perché vedete come si modella? E poi vado ad aprire anche le mie lunghezze. Vado a dargli un taglio un po' in diagonale e terminiamo il progetto. In questo caso ho utilizzato del nastro argentato. Nel caso del folletto oro ho utilizzato il nastro color creme Merry Christmas, ma ce ne sono veramente a richiesta tanti, 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 tanti di nastri di Natale. Se la regia vuol fare anche un giro dell'esposizione dei nastri di Natale, così chi ci segue anche per la prima volta può vedere anche i nastri a disposizione.
sono i velluti, le organze, i rasi opaco, i nastri di velluto stampati, molto belli anche, le reti appunto, queste qui di Marta, ce ne sono di vari tipi. Sicuramente anche il nastro finale fa comunque la sua bella figura, eh? Anche, anche una bella sfera con un bel tubolare, con un bel nastro importante. Ok, formato una sorta di doppio triplo fiocco, come vi viene, andiamo a inserire il fiocchetto proprio sotto i piedini, lo schiacciamo un pochino e lo andiamo a sistemare. E vado a mettere questo bellissimo pistillo rosa antico. Oh no! Abbiamo lavorato con l'argento, quindi lo mettiamo rosa antico. E direi che ci siamo. La nostra sfera è terminata. Possiamo fare anche un piccolo accorgimento. Accorgimento e anche suggerimento, perché alcune volte ci avanzano, adesso qui no, ci avanzano dei pezzettini di botanica piccoli, tipo questi due qui. Io cosa faccio? Me li vado a prendere, perché anche questi, quando vi avanzano questi scarti qua, io dico sempre di non buttare via mai niente, li vado a inserire sotto il mio fiocchetto, quindi vado a dare un po' di verde anche nella parte frontale. L'altro qua. I video rimangono tutti registrati, vero? Esatto, sì, 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 le dirette vengono sempre memorizzate alla fine. Se succede che non rimane memorizzato, vuol dire che è andato male qualcosa nel salvataggio. Ecco. Voilà, e abbiamo la nostra folletta gaietta nella sfera da 8 cm in licca di polvere di stelle. Che ve ne pare? Beatrice dice bellissima. Ti piace? Facciamo un sondaggio, inquadriamoli tutti insieme e vediamo quale dei tre, perché sennò come dite, quella cosa è più bella. I tre colori dei folletti piccolini, dai, quella che vi piace di più. Pensate che si può fare anche in Tiffany, che bello il Tiffany anche, eh? Nell'argento. Veramente, con i colori possiamo veramente spaziare tantissimo, quest'anno. È un Natale veramente colorato, ci voleva poi, eh? Visto gli ultimi 2 anni che abbiamo passato, ragazza. Rosa dice complimenti. Grazie, grazie. Michela dice un amore. Beatrice dice domani pomeriggio se non piove vengo in negozio. Va bene, ti aspetto, come no? Allora, pomeriggio ci sei? Domani è sabato. Domani sono aperta. Il sabato faccio 9:31 e lunedì chiuso. In settimana faccio mattino pomeriggio, così dico anche un po' di orari per chi è di Pesaro. E 9:30:30 e 4:20, 4:08. Dopo, per qualsiasi cosa ci si può mettere d'accordo. Io diciamo che non ho la casa sopra il negozio, però siamo lì. Se uno ha dei problemi con gli orari, vengo incontro, sono molto flessibile, mi fa piacere. E ci sono dei kit? Sì, allora ci sono dei kit, come dicevo prima, abbiamo, lo possiamo ripetere. Si può realizzare anche solo il folletto senza la pallina, con un bel fiocchetto, per dare l'impressione, ecco, tipo del primo piano, 5,90 €, che è molto carino anche solo lui per appendere all'albero senza pallina. Con la sua pallina abbiamo detto 12 €, mentre la sfera luminosa, perché lei è bene, non so se vedete, è luminosa, facciamo che la spegniamo, ecco, e la accendiamo. Sfera luminosa 16 €, kit completo di tutto. Completo di materiali e completo anche di carta modello, ma è un carta modello semplicissimo, perché a dirla tutta sono solamente le due circonferenze per i piedini e per il viso e la sagoma del cappellino, quindi un carta modello molto semplice. Spediamo in tutta Italia e a 7,90 €. Da un prezzo pari superiore a 79 €, la spedizione è gratuita. Se volete vedere qualche materiale o farmi qualche domanda, chiedetemi pure. Tutti dicono bellissima. Grazie.
Complimenti, a molti piace quella doppia. Quella doppia è un amore. Pensate anche a un bel regalo per vostro marito. Come si Mi fa a sono richiedere il commossa, non kit? posso dirlo. Però anche lei ha un'idea, no? Anche con un cartello I love you, no? È un dolce pensiero per il Natale, anche per una persona a cui vogliamo bene. Mi piaceva anche accoppiarli questi folletti, no? L'idea doppia, a dire la verità, mi è venuta quando ho finito di realizzare la seconda variante di colore. Gli ho detto, dai, mettiamoli insieme questi folletti. Allora ho detto, dai, facciamo una bella sfera luminosa. Ci stava. Come si fa a chiedere il kit? Allora, per il kit vi do il numero, se lo volete segnare, che è 393 880 4213. E se lo dimenticate, se non avete fatto in tempo a segnarlo, nessun problema. Nella pagina Facebook in alto c'è il rettangolino verde con scritto WhatsApp. Lo cliccate ed entrate in automatico nella chat di WhatsApp, nella messaggistica. Quindi potete chiedermi qualsiasi cosa. Che dire, ragazze, sono le 7:30. Cosa abbiamo fatto? Una mezz'oretta? Siete stati bravissimi oggi. Ero in ritardo, però alla fine abbiamo ottimizzato. Io vi saluto, vi auguro un bellissimo weekend. Non so dalle vostre parti che tempo fa, da noi a Pesaro un po' pazzerello, siamo praticamente devastati i terrazzi di casa, però vabbè. E speriamo che, dai, esca fuori un po' di sole. Ti mando un bacione. Buon weekend, al prossimo tutorial. Ciao!